Ciao! Le vacanze non sono ancora finite, ma siamo tornati dal mare, quindi ti faccio vedere cosa ho portato. Anzi, hai visto già dall'anteprima le quattro pochette che mi sono portata dietro per questa settimana di vacanze. Inizio con la pochettina più leggera e una tracola alla fine dell'erbolario che ho ricevuto in regalo dall'azienda per il compleanno un paio d'anni fa. Allora, dietro sulla spiaggia avevo con me fazzoletti prima di tutto, ma ho finito un paio di pacchettini che li cambiavo durante il tragitto. L'acqua termale che non manca mai, Avène, la sto per finire, è una tocca sano in spiaggia ma anche in macchina. Questa con me va in macchina quando sono al lavoro, è lenitiva, addolcente e rinfrescante sicuramente con questo grande caldo. Poi non mi manca mai un sapone che io travaso in queste confezioni molto comodi della Yves Rocher. Salvettine intime perché andavo in bagno più che altro quando mangiavo l'anguria, dovevo andare in bagno per forza. E come protezione solare quest'anno ho usato sul viso della Nature's la 50 SPF 50 più. La usavo anche come stick labbra, molto comodo. Molto protettivo, era ceruoso ma non tanto, quindi andava a stendersi bene sulle labbra senza darmi fastidio, sul viso, sul contorno occhi, un valido prodotto con burro di karité bio, arancia dolce e con l'acqua dell'arancia dolce. Consigliatissimo, sono 9 ml, pesa poco e è dura perché mi è durata tutta la settimana, ho avanzato e ho finito la mia pochettina. Passiamo alla pochettina numero 2. Guardavo dove è il solare, sarà questa qua. Questa è una pochette che ho comprato, non mi ricordo quando, 3 anni fa, della Yves Rocher. Bugia, della Maison du Monde, è in molto capiente. Guardate quanto riesco a metterla dentro. È in velluto, un grigio azzurino, bella, 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 bella. Mi piace molto, è resistente. Allora, rimango nel tema solari. Per la spiaggia abbiamo usato sempre la 50 SPF del marchio interno della Aldi, mette a fuoco, Ombia, la linea interna, 5 € per 200 ml di un solare senza profumazione, mi dice il produttore. E senza altre oxybenzoene, octinoxate, altri ingredienti, ma comunque avrà altri, a parte questi menzionati che non ce li ha, sicuramente ha qualcos'altro al suo interno. Quest'anno mi sono proposta, appunto, a parte il viso della Natura's che avevo comprato prima di partire, di non andare con un solare eco bio per varie ragioni, quindi ho preso uno appunto apposta non eco bio, molto compatto come packaging, e poi come stesura è un latte alla fine, non te lo faccio vedere, ma non è né liquido né denso, si assorbe molto facilmente e più che altro sul mio bambino che ormai è un ragazzo che non vuole mettersi la protezione quando è in spiaggia, riesco subito a spalmargliela e è andata benissimo, non ci siamo scottati nessuno, quindi sono molto molto soddisfatta di questo prodotto. Unica pecca che è un po' giallino, e quindi ho toccato la borsa mare che ha i manici bianchi, ma fa niente. Post doccia ho usato un paio di giorni questo della pH Bio, marchio interno della Lidl, rinfrescante alla menta, fin troppo questa freschezza, più che altro sulle gambe, iniziava quasi a darmi fastidio sulle caviglie, sentivo proprio tirare questo freddo, non lo so. Una profumazione molto buona di menta di fresco piacevole, una menta dolciastra, quindi consigliatissimo. L'ho comprato pure in saldo questo prodotto che inizialmente costava 4 € e l'ho pagato su 2 € qualcosa perché era appunto in offerta. Così come in offerta era prima della partenza il gel doccia della Equilibra, sempre alla Lidl, l'ho presa perché l'aloe vera non può mancare mai in nessuna vacanza quando vado, ma neanche manca mai in casa mia perché
A parte post sole, ma più che altro post puntura di zanzare, questo mi va benissimo. Poi post rasatura, visto che in estate la rasatura è ancora più fastidiosa, o la depilazione che si suda e quindi la pelle ha bisogno sicuramente della aloe vera. Allora, come post sole, ho quasi finito questo della Nature's. Quando ho comprato lo stick protettivo, ho preso anche l'emulsione dopo sole idratante viso e corpo. Sul viso non va tanto bene, nonostante illumina la pelle, rimane un po' unta la pelle perché ha tanta glicerina al suo interno, quindi non andava ad asciugarsi bene, rimaneva quasi unta la pelle, non fastidiosa perché non è pesante, appunto è una emulsione. Però comunque vedevo la faccia un po' lucidina, non andavo a metterla di giorno, la usavo la sera sì, perché appunto ero già in casa e mi andava benissimo. Sul corpo invece è fantastica, rinfresca la pelle perché ha al suo interno sempre l'acqua d'arancia dolce, l'acqua di melone, ha una profumazione stupenda e succo di albicocca. Ti viene da mangiare questa emulsione. Poi il colore, non so se riuscite a vedere, è un turchese chiaro, fantastico prodotto della Nature's appunto. Poi il flacone 75 ml è molto valido da portarsi con sé. Per lavare le mani ho travasato e ho preso questa confezione natalizia della Yves Rocher. Qua ho messo il mio amatissimo bagno dolce della Conad al pompelmo rosa, buonissimo, fresco, buono. Zanzarep, questo appunto per allontanare le zanzare, sento tanto il geranio e mi piace questa profumazione, mi rilassa, c'è anche la menta, la lavanda e la citronella ovviamente, però le zanzare sì, si allontanano fino a un certo punto, comunque mi hanno punto abbastanza, quindi funziona, non lo so. Mi rilassa sicuramente, quindi non ho buttato i soldi per niente, ma alla fine le protezioni anti zanzare sono tutti un po' così. Poi, per rinfrescarmi il corpo, come profumo, acqua profumata, ho preso della Nature's. Questa mi è arrivata in regalo con i due prodotti che avevo comprato, che ti ho fatto vedere prima. L'acqua rinfrescante idratante viso, corpo e capelli. Ecco, questa lo usavo come balsamo capelli. Qua non ha tanto senso il video perché ti mescolo tutto. Fa niente. Per i capelli non ho portato nessun balsamo corpo. Balsamo capelli perché usavo questa molto idratante e profumava i capelli, li rinfrescava e li ammorbidiva. Promossa come balsamo, come cura capelli. Sul viso no, perché mi dava fastidio, troppo profumosa e sentivo quasi pizzicore, io avendo la pelle della faccia molto sensibile, non mi andava bene, quindi sulla faccia no. Sul corpo top, perché ha una profumazione d'arancia, ma un'arancia quasi ambrata, un'arancia molto presente, non era l'arancia fresca frizzantina, è un'arancia succosa, ma neanche, perché non è dolce, io la sento quasi legnosa, ma un legno piacevole di arancia, non so, la corteccia di arancio come profumi, boh, devo indagare, ma è quasi notturna, posso dire, una profumazione notturna, mi è piaciuta molto. Per il corpo, per mio bambino ho portato crema corpo all'amido di riso, fantastica crema corpo, profuma tanto bene, dolce, non so da dove venga questa profumazione, perché la calendola, la camomilla e l'olio d'oliva non sono dolciastri, ma questa crema della Bio Sanderma profuma tanto bene, idrata bene la pelle, direi anche che è lenitiva, perché dopo le giornate al sole, dopo le giornate anche con aria condizionata, la pelle si secca, più che altro la mia, e mi dà sollievo anche sulle mani, va benissimo come crema mani, grazie Ross che me l'hai regalata. Parlando di gambe, unguento officinale della saponaria all'arnica, l'ho presa più che altro, metti che se qualcuno si fa male, è come un antidolorifico, antilivido, vedete, una pomata
molto balsamica, rilassante. Anche qua la profumazione, perché a parte l'arnica c'è un po' di tutto, il timo, mi dice la saponare che l'ha messo, allora il ginepro, l'olio essenziale di citrus, di limone. Ottimo prodotto, saponare, grazie che l'hai fatto. A parte appunto l'applicavo sui lividi che avevo dalla bici, dalle botte che le prendo in giro per la casa, anche per niente, a me subito mi si fa il livido, toglie appunto il dolore. E funziona tanto anche per la pesantezza delle gambe, col caldo io soffro del poco, non tanto, ma ogni tanto intorno alla caviglia sento la pesantezza della giornata e quindi di sera mi spalmavo questa pomata e stavo benissimo. E certo, qua abbiamo messo anche l'acqua per pulirsi il naso, gli occhi della Careful qua, e l'acqua fisiologica che non manca mai. E abbiamo finito la seconda pochettina. La terza pochettina, faccio pausa, arrivo.